Ciao ragazzi, con voi la puntata 99 di FitBlitz. Vediamo quali sono le fonti migliori degli antiossidanti. Le fonti migliori sono quelle naturali, ovvero gli alimenti e il cibo. Le sostanze presenti nei nutrienti si chiamano fitochimiche e non sono presenti negli integratori. Hanno degli effetti leggermente diversi fra loro e sono centinaia. Proteggono da diversi tipi di cancro e altre malattie degenerative. Le sostanze fitochimiche presenti nei semi di soia possono impedire lo sviluppo del tumore ormonodipendente, come per esempio il tumore al seno, tumore alle ovaie o il tumore alla prostata, mentre quelli dell'alio possono rallentare lo sviluppo del tumore in generale. Vediamo le fonti buone della vitamina C. Maggior parte di frutta e verdura, ribes, fragole, arance, pomodori, broccoli, peperoni, patate al forno. Le fonti di vitamina E: olio di girasole, di mais, olio extravergine di oliva, olio di sesamo, arachidi e mandorle, burro di arachidi, avocado, pesce grasso e anche il tuorlo dell'uovo. Vediamo le fonti dei minerali: selenio, cereale integrale, verdura e carne. I fonti di rame: cereale integrale, frutta a guscio, fegato. I fonti di manganese: germi di grano, frutta a guscio, pane e anche i cereali. Fonti di zinco: pane, pasta integrale, cereali, frutta a guscio, semi e uova. I fonti dei carotenoidi: carote, peperoni rossi, spinaci, foglie di cavolo novello, patate dolce, mango, melone e albicocche essiccate, frutta rossa, verdura verde, pomodori e anguria. I fonti di flavonoidi e polifenoli sono frutta e verdura, tè, caffè, vino rosso, aglio e cipolla. Vediamo l'esercizio. Oggi vediamo lo stretching del grande dorsale e del grande rotondo. Ci mettiamo in piedi con le gambe divaricate, incliniamo il busto in avanti e cerchiamo di impugnare con una mano un supporto stabile. Porre il palmo dall'altra mano per un altro supporto ed esercitare con il braccio teso una spinta progressiva e potente contro la macchina, tirando sul supporto con l'altro braccio. Si può eseguire una rotazione del busto portando su lentamente la spalla più bassa. Praticando regolarmente questo allungamento fa prevenire gli strappi del grande dorsale alla lat machine. Abbiamo visto l'esercizio e parliamo dell'anatomia umana. Vediamo i tre tipi di cartilagine: ialina, elastina e la cartilagine fibrosa. La cartilagine ialina è il tessuto più diffuso. La sua matrice contiene fibre collagene strettamente impacchettate ed è anche il tipo più debole di cartilagine. Nell'adulto è presente nella connessione tra le coste e lo sterno. Le cartilagini di sostegno delle vie aeree, dell'apparato respiratorio, le cartilagini articolari che ricoprono le superfici ossee adiacenti, nelle articolazioni sinoviali come per esempio la spalla. La cartilagine elastica è costituita da numerose fibre elastiche che la rendono estremamente flessibile, l'epiglottide, il condotto dell'orecchio medio e le piccole cartilagini della laringe. La cartilagine fibrosa, invece, contiene poca sostanza fondamentale, una matrice costituita da fibre collagene. I dischi fibrocartilaginei si trovano nei luoghi di forte stress meccanico, come per esempio nei dischi intervertebrali, tra le ossa pubbliche e anche intorno all'interno di qualche articolazione e tendine. Loro conferiscono la resistenza alla compressione, ammortizzano le urti e prevengono lesioni da contatto fra due ossa. La riparazione della cartilagine è lenta e scarsa e la fibrocartilagine danneggiata ha
a livello delle articolazioni. Può interferire con i normali movimenti. Parliamo dell'ultimo argomento, gli ormoni nello sport. Vediamo il principio generale del trattamento dell'ipopituitarismo. La terapia dell'ipopituitarismo si propone di essere possibilmente fisiologica, mirando di sostituire la carenza ormonale, fornendo all'organismo la quota ormonale non adeguatamente prodotta. Per ottenere questo sarà necessario disporre le molecole farmacologiche, simili alle sostanze prodotte dalle varie ghiandole, somministrate in maniera agevole e in modo che i livelli circolanti rispettino le variazioni fisiologiche o i ritmi circadiani. Per oggi è tutto, guardate FitBlitz su www.fitblitztv.com, cercami su Instagram Paulina Ferrari Orsa Nera oppure con hashtag Orsa Nera.